Fare il consigliere comunale impone studio, tempo, lettura degli atti, consultazione dell'albo pretorio e tutto questo merita del tempo da dedicare. Tempo che in questo momento, in virtù del mio nuovo ruolo, non ne ho più a disposizione, e questo va a braccetto anche con la considerazione che Nuova Umanità è sempre stata una squadra. La voce era di Vito in consiglio comunale, ma l'attività di studio e di preparazione per tutti i consigli, le commissioni, erano appunto elaborate da un'equipe che mi affiancava nella lettura degli atti. Oggi non è più Vito la voce in consiglio comunale, ma sarà Michele e il lavoro di squadra, per cui è un esempio che Nuova Umanità ha seguito, continuerà ad essere svolto. Nuova Umanità continua la sua attività politica perché tra i suoi obiettivi era quello di sviluppare appunto un sentimento di cittadinanza attiva e quindi far avvicinare quanto più possibile tutti i cittadini alla vita politica della nostra città. Ci siamo presentati nel 2018 e adesso continuiamo ad essere presenti e protagonisti nello scenario della vita politica cittadina. È evidente l'emozione che in questo momento c'è e io voglio ringraziare veramente di cuore questa squadra che è la Nuova Umanità. Ovviamente il caposquadra è Vito Bovino, che ha avuto quella capacità, quella forza di saper mettere insieme tante persone diverse ma che credono nella buona politica. E all'indomani delle votazioni veramente Vito voleva dare anche prima le dimissioni, perché lui crede molto nel gioco di squadra e voleva far fare l'esperienza a me e anche ad altri se c'erano. E noi invece, diciamo tutti in coro, abbiamo chiesto di rimanere perché non potevamo rinunciare alla sua esperienza, alla sua forza, alla sua competenza e alla sua capacità. Oggi Vito viene chiamato a fare il comandante in un paese molto importante e quindi è giusto che lui abbia il tempo per dedicarsi a questa nuova carica molto importante per lui, e gli auguriamo veramente una bella carriera. Noi in Nuova Umanità continuiamo il percorso che abbiamo cominciato con Vito con noi e continuiamo in Consiglio Comunale. Continuerò nel solco che Vito Bovino ha tracciato. Ovviamente saremo una forza, io a me non piace dire di minoranza, perché la democrazia è fatta di pesi e contropesi, misure e contromisure. Noi vogliamo essere quel giusto contropeso, quel giusto contromisura che a volte si tradurrà in opposizione. Opposizione a quelle decisioni che noi non riteniamo giuste per la città, a quelle decisioni che andranno a penalizzare la città, abbiamo visto anche l'estramorale. Ecco, io sarò quella voce fuori d'accordo che griderà all'opposizione, perché ci teniamo molto alla città. Il futuro di Nuova Umanità è quello di essere sempre una forza politica per il bene della città. Il nostro obiettivo, che era quello che è previsto anche nello statuto, è quello di creare una nuova classe politica, un nuovo modo di fare politica, e questo è l'obiettivo della Nuova Umanità. Ci batteremo per questo, andremo avanti per questo. Quindi il futuro sarà quello di dare sempre il nostro apporto in positivo per il bene comune. La linea che abbiamo tracciato in questi anni rimane sempre quella, quindi anche se c'è questo avvicendamento tra Vito e Michele, comunque la linea politica della Nuova Umanità è sempre quella. Infatti tutti i soci, ecco, siamo impegnati in questa linea da portare avanti. Cercheremo di approfondire quelle che sono poi le varie tematiche anche con l'apporto di Michele, e quindi ci sarà anche una maggiore partecipazione da parte di tutti i soci alla vita politica di Corato.